Ciao, sono Emanuele Lo Iacono, blogger di Food Trip & More, blog che seguo insieme alla mia compagnia di avventure Silvia Fratini. Oggi sono ospite del ristorante Pascià di Conversano della chef stellata Maria Cicorella. Ho preso una serie di prodotti a chilometro zero per la chef e non vedo l'ora di vedere come interpreterà la mia spesa. Emanuele, fagiolini, pomodorini, bietole, asparagi, il piatto vegetariano? No, chef, li ho preparato nell'altro qui in frigo. Bottarga, cozze, facciamo minestra di bietole con pomodorini, cozze e bottarga. Che credici? Penso sia buonissimo. Cominciamo col far bollire l'acqua, massima energia, come ti dicevo è fondamentale con l'induzione, e quindi cominciamo con lessare le bietole appena bolle e intanto ci prepariamo anche un fondo con olio d'oliva. Non ti spaventare per il quantitativo, ma è l'unico passaggio dove mettiamo l'olio. Tagliami per favore un peperoncino, bello rosso, maturo. Mi taglio i pomodorini e facciamo un bel fondo. Quindi facciamo riscaldare anche i pomodorini. L'acqua bolle, come vedi. Scusa, ma ho finito il sale grosso. Ne mettiamo pochissimo. Questo piatto bisogna essere molto parsimoniosi col sale, perché abbiamo le bietole che sono abbastanza ricche di sodio, la sapidità delle cozze e la bottarga. Senti Emanuele, senti come l'energia sta entrando nei pomodori, li senti? Bellissimi, e che profumo! Sai, per noi cuochi, questo sottofondo, questo... Quando un uomo mette in moto la Ferrari, sai, quando l'accensione, il rombo. Io penso di noi cuochi proviamo la stessa emozione. Le bietole sono quasi pronte. A questo punto il pomodoro è cotto. Vado ad aggiungere le cozze con la sua acqua, con la loro acqua, e elimino la cottura. Importante l'acqua delle cozze, chef. Beh sì, lo senti? Si sente. Controlliamo, non mi piacciono molto cotte. Ci siamo. Dopo averli ben sgocciolati andiamo ad unirli al pomodoro e alle cozze. Perfetto, riaccendiamo. Questo passaggio è il bello di questo piatto. Alta temperatura, ma breve. Quindi basta solo amalgamare, perché non dobbiamo far stracuocere la cozza. Perfetto. È pronto. È pronto, Emanuele. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Il nostro tocco magico. Come vedi, per quanto breve questo piatto, ha tutti gli elementi già. Basta così. Intanto mi sono preparata una crosta di pane di Altamura facendolo essiccare in forno a bassa temperatura per 10 minuti. E quindi mi sono fatta lo scrigno che deve contenere questa minestra. Andiamo a riempire lo scrigno mettendo naturalmente le cozze. Perfetto. Affetto sottilissima un po' di bottarga di muggine
andiamo a completare il piatto. Il piatto è pronto. Meraviglioso, chef. Allora l'assaggio, eh? Attento. Chef, in questo piatto ci sono tutti i sapori della sua cucina e della nostra regione. E del mio cuore. Buonissimo, complimenti. Grazie.